Amici e amiche carissimi, buonasera, buonasera, buonanotte, ben ritrovati a voi tutti, eccoci di nuovo tutti insieme, davvero con, con grande piacere, almeno da parte mia, e stasera c'è una eh, nuova bella storia dalle avventure di eh, Lisa e Giovannino. E infatti hanno un nuovo compagno di giochi, e infatti il titolo è Il compagno di giochi, vediamo chi è. Lisa è andata a trovare una sua amica. Giovannino è nel giardinetto sul retro della casa e si sente solo. Uffa, se almeno sua sorella fosse lì a giocare con lui. Ehi, hey, psst! Senti all'improvviso. Giovanni si guarda intorno sospettosamente. Ah, eccolo, è piccolo folletto! Come va? Chiede piccolo folletto a Giovannino. Giovannino risponde triste. Mi sento solo perché non c'è nessuno che vuole giocare con me. E piccolo folletto riflette, tirandosi la barba bianca come fa sempre: Che ne pensi se facciamo una partita a calcio? Anche se sono passati anni da quando ho giocato l'ultima volta, ma. Davvero! esclama Giovannino. Io sarò il portiere, dice il folletto. Giovannino va a prendere la palla e intanto il folletto pianta due bastoni in terra. Questa è la porta, va bene? Va bene, va bene, risponde Giovanni appoggiando la palla per terra, si prepara a calciare la palla e poi la colpisce con un forte calcio. Piccolo folletto si tuffa per prendere la palla. Boom! La palla lo colpisce e lo fa cadere di faccia. Ai, 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 fo piccolo Folletto piagnucola. Giovanni corre verso il suo piccolo compagno di giochi, lo aiuta ad alzarsi e gli asciuga le lacrime. Ai, mi fa male, perché hai tirato così forte? Mi, mi, mi dispiace, far farfuglia Giovannino, sono sicuro... E non vorrai giocare mai più con me, dice tristemente. Piccolo Folletto lo guarda irritato. Uffa, il suo naso è completamente gonfio. Giusto, non giocherò mai più a calcio con te, risponde il Folletto molto seccato. Ma se vorrai potremmo giocare a nascondino, ride Piccolo Folletto. E così, alla fine, non è stato... Un brutto pomeriggio per nessuno dei due. Ma ci pensate, amici miei carissimi? Ci pensate, miei piccoli amici? Un bambino e un folletto che giocano a pallone. E com'è possibile se il folletto magari è grande quanto la palla stessa? E poi Giovannino avrebbe dovuto calcolare e calibrare il suo calcio in base al portiere che aveva di fronte. Eh? Troppo complicato, dite voi. Forse. Però anche i bambini devono pensare prima di agire. Quando si gioca con qualcuno è necessario valutare sempre le sue dimensioni e la sua forza per non rischiare di rovinare il gioco o di trovarsi nei guai. Che ve ne pare? Con Dio però non c'è mai bisogno di premunirsi. Perché? perché Dio è sempre all'altezza delle nostre iniziative e allora con lui possiamo agire sempre con libertà, ma mai con maleducazione, mi raccomando. E allora anche stasera con gentilezza, con rispetto, gli domandiamo la sua benedizione. A voi tutti buonanotte.